economico. Andiamo al segno dei gemelli, ecco un altro segno che avrebbe preferito continuare a festeggiare, e in effetti questa è una luna piuttosto scorbutica che transita nel segno dei pesci, poi vicino a Marte, vicino a Nettuno. Chissà se riuscirete a combinare qualcosa di buono in questa giornata che vi vede un po' disordinati, ancora molto cacciaroni, devo dire, qualcuno di voi con la testa ancora in vacanza. E invece è iniziato già un nuovo anno, un anno che vi vedrà grandi protagonisti, quindi cominciate a darvi da fare sin da subito. Andiamo al segno del Cancro.